Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di eBay, dropshipping, ma non solo, una cosa che riguarda qualsiasi venditore eBay e che forse avrei già sentito parlare. Una determinata cosa che può mettere a rischio la salute del tuo account o addirittura farti sospendere o nascondere tutti gli annunci. Ma veniamo subito a sotto e ti mostro di cosa sto parlando. Sto parlando del vero, che sarebbe questo qui, vero program, eccoci qua, vero, che sarebbe per Verified Rights Owner Program. Ma cos'è il vero? Sicuramente se vendi da tanto tempo su eBay sai già più o meno a grandi linee cos'è. E se fai dropshipping su eBay, specialmente utilizzando fornitori come Amazon, devi saperlo cos'è e devi anche sapere come evitarli, perché sono molto importanti. Ma andiamo per step. Cosa sono i vero? I vero, il programma copyright di eBay è un programma, come vedi, dove chiunque abbia un marchio può registrarlo come copyright su eBay. Qua, come vedi, c'è la lista di tutti i marchi al momento registrati. Ce ne sono anche di famosi come 3M Company, Adobe, Nike, tutti i marchi più famosi sono presenti. Quando un marchio è presente nella vero list, diciamo, per essere rivenduto su eBay ha bisogno di darti un'autorizzazione, quindi ha bisogno del permesso del proprietario del marchio per rivendere questo prodotto brandizzato da questo marchio su eBay. Cosa succede se non hai questa autorizzazione? Se non hai questa autorizzazione, il tuo account potrebbe ricevere delle sospensioni. Ad esempio, vediamo se ti trovo l'esempio di qualche email eBay. Eccola qua. No, eccola qua, sì, quella che cercavo. Viene rimossa perché non hai i diritti d'autore. Quindi puoi ricevere un'email come questa: Your listing has been removed, copyright violation. Dopo che abbiamo rivisto il tuo account eBay, abbiamo intrapreso le seguenti azioni. Nel caso specifico di queste email che siamo andati a trovare su internet, su Google Immagini, l'inserzione è stata semplicemente rimossa. Questo, diciamo, è l'azione più leggera che eBay può prendere nei confronti di un prodotto sotto copyright. Dopo la prima e la seconda violazione, ci sono quelle un po' più pesanti che andiamo subito a vedere. Ma prima di continuare, ti voglio chiedere gentilmente di iscriverti al mio canale, mettere like al video per aiutarmi a farmi crescere, a farmi conoscere da più persone possibili. In questo canale affronteremo sempre ciò che riguarda eBay dropshipping, Amazon dropshipping, Shopify, e-commerce e finanza personale. Quindi iscriviti e resta sempre aggiornato. Tornando alla lista vero di cui stavo parlando, poi andremo anche a vedere come facciamo a evitare queste sospensioni, come facciamo a evitare di inserire accidentalmente questi prodotti nel nostro account eBay. Dopo questa violazione, diciamo, abbastanza leggera che riceviamo, poi ci sono, diciamo, gradualmente sanzioni sempre più pesanti, che sono due sanzioni o tre o una più o meno di queste di rimozione listings. Poi ci sono 3 giorni di sospensione, dove tutti i tuoi annunci vengono nascosti da eBay per 3 giorni e quindi il tuo traffico scende drasticamente e non fai quasi più nessuna vendita. Se dopo i 3 giorni continui a prendere vero, alert vero, il tuo account verrà ristretto per 7 giorni. Dopo che il tuo account verrà ristretto per 7 giorni, alla violazione dopo, il tuo account viene ristretto per 10 giorni. Dopodiché verrà ristretto sempre per 10 giorni e le violazioni successive, fino anche ad arrivare anche a una sospensione perenne. Ovviamente un account post-storico, datato, che ha una certa fiducia da parte di eBay, può sopportare più
sanzioni, vero, rispetto a un account nuovo. Se fai un account nuovo e ricevi un alert vero, è probabile che verrà sospeso direttamente, senza nessuna sospensione di 3 giorni o 7 giorni. Se è un account adatto, probabile che resista per decine di volte. Io ho account che sono resistiti 15, 20, 25 volte alle restrizioni di 10 giorni. Ovviamente, noi dobbiamo sempre cercare di tenere più lontano possibile queste email dal nostro negozio, anche perché ricorda che ogni sanzione che riceviamo di questo genere scende le nostre metriche interne di eBay e ci fa perdere visibilità. Ora, ovviamente, se tu vendi prodotti che hai a casa, prodotti, pochi prodotti, è difficile che becchi questo tipo di violazione, anche se non è possibile. Per esempio, se vendi, non so, delle cuffie iPods o un iPhone, teoricamente potresti beccare la sanzione, l'alert per un singolo prodotto. Ma ovviamente, se vai a fare dropshipping utilizzando magari brand come Amazon, come Fornitori o altri, dove comunque carichi centinaia di prodotti in una volta, andrai a prendere, oltre ai prodotti, le immagini coperte di copyright, il nome del brand e le descrizioni, le parole, tutte cose. Quindi è più probabile che ricevi queste sanzioni. Ma come facciamo quindi a importare in blocco tutti questi prodotti senza rischiare di bruciarci l'account? È qua che i software gestionali, in questo caso io uso AutoDS, se mi segui già lo sai, puoi trovare anche il link in descrizione per iscriverti ad AutoDS, dove riceverai una settimana gratuita al costo di un solo dollaro. Quindi questi software ci permettono di arginare il problema, diciamo, in buona parte. In buona parte perché comunque può sempre capitare, e ora capirai perché. Questi programmi qua hanno un database interno che si chiama, nel caso di AutoDS, Vero o Keywords Blacklist, dove c'è un database interno del software con tutta la lista di questi marchi brandizzati, e quindi quando vai a caricare i prodotti ci sarà un blocco automatico, ci sarà un blocco automatico dell'annuncio. Perché? Perché ti dice che è un oggetto vero. Quindi quando vai a caricare 1.000 prodotti, magari 500 o rimosto, 500 verranno bloccati proprio a causa di questo blocco. Ora, ovviamente la lista non è completa. AutoDS ha una delle liste vero più complete che ci siano, tra i software gestionali, si parla di migliaia e migliaia di annunci. Perché? Perché ogni volta che un negozio registrato AutoDS riceve un alert vero, il software dall'email prende automaticamente il brand e lo aggiunge alla sua lista privata, che poi verrà utilizzata da tutti i negozi che ci sono iscritti. Ma se questo non dovesse bastare, tu puoi cliccare sul pulsante che ti ho fatto vedere prima e puoi andare a inserire manualmente altri brand. Perché? Perché se tu ricevi oggi un vero e non fai nulla, semplicemente becchi la restrizione e poi ritorni a listare, può essere che dopo che inserisci nuovamente centinaia di annunci vai a rivendere lo stesso annuncio che ti ha dato questo problema. E questo è un problema ancora maggiore, perché se tu dopo aver preso una violazione vero vai a inserire un altro, lo stesso annuncio, riprendi la stessa violazione per lo stesso annuncio, eBay è ancora più pesante per le restrizioni, potrebbe anche sospenderti, perché ovviamente non è più un altro prodotto, ma sei insistente per lo stesso prodotto. Quindi, come vedete, io ho una lista mia personale di circa 3.500 articoli nella lista. In futuro condividerò con voi questa lista, poi vi spiegherò anche come. Quindi mi raccomando di iscrivervi al canale se volete fare dropshipping su eBay per rimanere sempre aggiornati. Quando tu vai a inserire un termine in questa lista, tu qua hai diverse opzioni. Mettiamo per esempio che io voglio aggiungere il marchio Adidas. Vado a scrivere Adidas qui. E vado a scegliere cosa voglio. Posso scegliere di rimuovere la parola, o
dal titolo e dalla descrizione, oppure bloccare direttamente l'annuncio in fase di upload, in fase di caricamento, se compare tra il, diciamo, tra la voce brand, la voce creatore, non so come tradurre in italiano esattamente, nei dettagli eBay, oppure bloccarla se appare nel titolo, oppure bloccarla se appare in descrizione. Solitamente quello che faccio io è inserire il termine per tutte e tre i blocchi, quindi blocca se appare nel brand, come vedete ho fatto aggiungi, ora c'è, ma quello che faccio anche è metterla, aggiungere in descrizione e aggiungere e bloccarla nel titolo. Questo perché? Perché a me, se un articolo è vero, non mi interessa venderlo, sicuramente vendono di più, ma mi mette a rischio l'account, mi abbassa la visibilità e rischio di essere sospeso. Quindi è molto importante. Se tu non utilizzi AutoDS, utilizzi un altro software, o lo fai in manual, lo fai manuale, quello che puoi fare è andare su questa pagina, la trovi cercando vero eBay list, ok? È la prima voce che ti compare, Verified Rights Owner Program, e poi andando qui clicchi qua su la terza voce, oppure semplicemente scendi. Come vedi c'è una lista enorme di brand, quindi quello che puoi fare se tu vai a raggiungere manualmente i prodotti e vedere il brand di quel prodotto, andare in questa lista e vedere se il brand fa parte di questa lista. Quindi semplicemente basta fare CTRL ed F, cerchi per esempio Adidas, poi mi spunta l'esempio, ma non mi spunta Adidas, come mai? Andiamo Nike, eccola qua. Adidas non c'è perché probabilmente c'è il nome dell'azienda e l'Adidas sa di essere la brand, perché a volte il brand non trovi il nome del brand ma trovi il nome dell'azienda che detiene il brand. Comunque qua per esempio c'è Nike, infatti se noi andiamo a cliccare su Nike ci spunta il PDF che contiene tutte le informazioni su questo brand che è registrato. Quindi se io devo andare a vendere un paio di scarpe a casa Nike per esempio, quello che faccio, vado sulla lista e quando sei presente. Se è presente, ovviamente io posso anche rischiare di inserirlo, ma è a mio distacco e a mio rischio e pericolo. Quello che puoi fare per arginare il problema, se vuoi comunque inserire l'articolo, è togliere dal titolo, dalla descrizione, la parola Nike, togliere anche qualsiasi logo di riferimento Nike dalle immagini e fatti le tue immagini proprietarie. Che quello che causa maggiormente gli alert vero, specialmente se fai dropshipping utilizzando Amazon, Walmart o altri, diciamo, fornitori, come fornitori grossi, famosi, il problema sono le immagini che causano questo problema. Un trucco, per esempio, che puoi utilizzare quando vai a caricare gli articoli è utilizzare i colors, che c'è anche su AutoDS, come vedi qua, l'opzione quando vai a creare gli oggetti. Cosa fa? Prende tutte le immagini e fa un collage di quattro immagini a quadrati e lo carica così come immagine principale. Questo serve perché ovviamente cambia l'immagine, il software, perché i vero, le alert non sono manuali, vengono fatti da software di controllo, non riconoscono l'immagine sotto copyright, ma avete un'altra immagine. Quello che puoi usare è anche Watermark, che lo puoi sempre configurare su AutoDS, che è un'immagine come un frame, una cornice che tu crei, e AutoDS te la mette di default nelle tue immagini del prodotto. Quindi ti metterà la cornice con il tuo marchio. Questo va a nascondere il copyright. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, molto importante se vuoi vendere su eBay, sia che tu faccia dropshipping, sia che tu non lo faccia. Le sospensioni vero sono la base maggiore delle perdite degli account eBay, quindi fai molta attenzione. Ovviamente, come sempre, se mi vuoi contattare, se vuoi più informazioni, mi puoi scrivere via email o su Instagram, trovi il contatto in descrizione. Mi scuso per questo rumore. Oggi è una giornata abbastanza molesta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie di avermi seguito.